A partire dalla lezione di oggi iniziamo quella che è l'ultima parte di questo corso di meccanica dei fluidi, che riguarda in maniera specifica il moto dei fluidi comprimibili, quella parte della meccanica dei fluidi che va anche sotto il nome di gas dinamica, la dinamica dei gas, perché riguarda in particolare i gas, ma soprattutto riguarda i gas a velocità, come vedremo, significative, perché come vedremo gli effetti della comprimibilità sono significativi, hanno un effetto significativo sul moto di un fluido solamente se le velocità hanno un ordine di grandezza significativo rispetto, come vedremo, a quella che è la celerità di propagazione del suono del mezzo che stiamo considerando. Quindi vedremo che il parametro che rappresenterà l'importanza o meno di portare in conto la comprimibilità del nostro fluido sarà un numero dimensionale, quello che chiamiamo numero di Mach, del quale tra l'altro abbiamo già accennato, del quale riparleremo tra poco. E portare in conto la comprimibilità di un fluido può essere particolarmente importante in alcune situazioni. L'immagine che ho riportato qua serve a farci capire in maniera intuitiva quello che è un problema che affronteremo meglio nelle prossime lezioni. In generale, la propulsione cosiddetta reazione si basa sul fatto che un fluido viene espulso a una certa velocità attraverso quello che si chiama un gelo. Ora, la spinta che viene data al nostro oggetto, per esempio al zazzero, da questo motore a reazione è di fatto legata a quella che è la sua spinta idrodinamica, cioè al flusso di quantità di moto di questa roba, cioè al prodotto ρ per V per Q, no? Quello che ho riportato sopra. E questo è abbastanza semplice da capire. Allora quando noi abbiamo un certo fluido che viene espulso dal nostro ugello, è chiaro che, poiché la portata di fluido che possiamo espellere è in qualche modo fissata da quelle che sono le condizioni del nostro motore, quelle che sono le dimensioni del nostro serbatoio, chiaramente, no? Noi possiamo in qualche modo pensare di incrementare la spinta prodotta da un ugello incrementando la velocità. Ora, noi siamo stati abituati a pensare, e finora l'abbiamo visto sostanzialmente, che nel momento nel quale noi vogliamo accelerare una corrente in moto permanente, in generale dobbiamo farla passare attraverso un convergente, quello che vediamo normalmente, perché in genere sia una portata massica costante come in moto permanente, sia oltre ad essere costante la portata massica e costante anche la portata volumetrica, allora la velocità aumenta se diminuisce la sezione. Questo è abbastanza semplice. Allora, io mi aspetterei che per massimizzare in qualche modo la spinta prodotta da un motore a reazione, io debba in qualche modo utilizzare un ugello convergente. Questa cosa è vera a basse velocità, ma non è vera in assoluto, in quanto se vado a vedere come è fatto il motore di un razzo, questo è un motore space shuttle, giusto per notiamo che ha questa forma strana. Notiamo che questo è un oggetto divergente piuttosto che convergente. No. Di fatto l'oggetto ha la forma che è illustrata nella parte di sinistra della slide. Per cui noi sostanzialmente che cosa abbiamo? Noi abbiamo il nostro combustibile che viene immesso insieme all'agente ossidante nella camera di combustione, poi ho un convergente seguito da un divergente. Qual è il senso dell'avere questo divergente? Questo è un po' il problema, perché noi abbiamo detto che noi vogliamo massimizzare la velocità. Noi per avere più spinta dobbiamo massimizzare la velocità, allora perché metterci questo divergente? L'origine di questo è che per i fluidi significativamente comprimibili a elevati numeri di Mach, in particolare numeri di Mach maggiori di 1, quindi per, come si dice, correnti supersoniche,
Accade che all'interno di un gelo divergente la nostra corrente, piuttosto che decelerare, accelera. Questa questione, che in apparenza sembra inspiegabile, si spiega facilmente con un altro dei termini che stanno dentro l'espressione che abbiamo là. Perché se è vero che perché quello che si conserva in un modo permanente, dobbiamo ricordarci, sezione per sezione, non è la portata volumetrica in assoluto, ma è la portata massica. Allora, noi possiamo avere portata massica costante anche nel momento nel quale io contemporaneamente un incremento della sezione e un incremento della velocità. Perché ovviamente questa cosa può essere compensata da una diminuzione molto forte di quella che è la densità, cioè da quella che è una rarefazione. Ovviamente questa cosa può essere spiegata quindi solamente con significative variazioni della densità del nostro fluido. E questo è il motivo per il quale è così importante studiare quelli che sono gli effetti della comprimibilità di un fluido relativamente al suo moto. Questo però, questo lo capiremo meglio più avanti, perché ce lo spiegheremo in maniera quantitativa. Ora però è importante sottolineare come questo effetto sia un effetto veramente significativo, come vedremo, solamente a velocità elevate. Definiamo numero di Mach il rapporto fra la velocità del fluido e la velocità del suono. Ora, nel momento nel quale abbiamo un gas perfetto, per esempio, abbiamo che la celerità del suono può essere espressa come la radice di KRT, con K rapporto tra i calori specifici, R costante dei gas, costante di stato del gas perfetto, e T temperatura. Questa questione è importante perché serve ad aprirci anche a un'altra questione. Poiché nel caso dei fluidi significativamente comprimibili, io ho variazioni di stato abbastanza significative, ho variazioni di densità abbastanza significative, ho trasformazioni termodinamiche significative, in questi processi io di norma ho anche significative variazioni della temperatura, cosa che comporta ovviamente la variazione, non solo la variazione anche del denominatore di quel numero di Mach, cosa che ha tutta una serie di effetti. Una delle questioni importanti, uno dei problemi importanti che vedremo nell'ambito della gas dinamica e che vi ho rapidamente introdotto prima e che studieremo in maniera diffusa a partire dalla prossima lezione, è quello, come si dice, di degli ugelli convergenti divergenti, come quello che abbiamo visto nella slide di prima. In queste situazioni, come vedremo, accade che le trasformazioni termodinamiche in gioco danno luogo a variazioni anche di temperatura assai significative, che portano quindi anche a valori della celerità del suono abbastanza significative. Ad esempio, se facciamo riferimento a questo ugello convergente divergente in moto permanente, nel quale defluisce una portata massica di 3 kg al secondo, e se sto in moto permanente questa portata massica è uguale sezione per sezione, a partire da quelle condizioni di moto. Noi abbiamo un certo gas, per esempio CO2, a 200 gradi centigradi ha una pressione iniziale di 1400 kPa. Ora, che cosa succede nel moto del nostro fluido attraverso questo ugello convergente e divergente? Questo esempio lo affronteremo, diciamo, la prossima volta, lo risolveremo numericamente la prossima volta, ma vi anticipo i risultati perché partiamo sostanzialmente da questo. Noi conosciamo in qualche modo, per esempio perché l'abbiamo misurata, la pressione in sezioni successive.
Bene, a partire dalla conoscenza della pressione, inserzioni, a partire dalla conoscenza della pressione, inserzioni successive, andiamo a calcolarci le varie grandezze caratteristiche del nostro moto nelle varie sezioni, a partire dalla sezione iniziale, che è quella che è una sezione nella quale il mio fluido sta in condizioni di quiete. E queste condizioni di quiete saranno assai importanti per quello che diciamo, che diremo dopo. Pertanto partiamo dalla condizione in quiete, abbiamo detto che partiamo a 200 gradi centigradi, quindi a 473 gradi Kelvin, con una velocità nulla, una certa densità in queste condizioni, una certa celerità del suono calcolata in queste condizioni in corrispondenza di quel valore di temperatura, una sezione concettualmente infinita, no? Perché come se il nostro serbatoio di partenza fosse molto più grande dell'ugello che stiamo considerando, e quindi partiamo con un numero di Mach pari a zero. Quello che è interessante osservare, che poi ci spiegheremo nelle lezioni successive, è il comportamento che abbiamo rispetto alle differenti grandezze in questo ugello. Se per esempio facciamo riferimento alla terza colonna, osserviamo che in questo ugello effettivamente la nostra velocità ha un andamento monotono, no? Aumenta sempre. Questa riga, come al solito dimenticare il puntatore, questa riga rappresenta la riga corrispondente alla sezione di gola dell'ugello, cioè quella con la sezione più piccola. Osservate che per tutto quanto il tratto convergente, le nostre velocità aumentano, e questo è quello che ci aspettavamo normalmente, no? Aumentano le velocità, variano le varie caratteristiche del nostro moto, per inciso qua si ammette una trasformazione isoentropica in questa situazione, cioè di fatto stiamo trascurando le dissipazioni, no? Altrimenti il processo non sarebbe isoentropico. Bene. Che cosa accade? Vediamo che le varie grandezze caratteristiche del moto hanno delle variazioni. Fin tanto che non arriviamo a questa sezione, abbiamo una velocità che è monotonicamente crescente, una densità che è monotonicamente decrescente, una temperatura che è monotonicamente decrescente, e pertanto anche la celerità va a diminuire. Bene. Se guardiamo il numero di Mach, abbiamo un denominatore che diminuisce, un numeratore che aumenta, il numero di Mach, osservate, che passa dal valore 0 fino a raggiungere il valore 1 esattamente in questa sezione di gola. Anche questa cosa ce la spiegheremo quantitativamente fra un po'. Bene, che cosa succede dopo che la nostra corrente ha attinto il numero di Mach 1? Bene, accade una cosa che non avremmo immaginato prima, perché vedete che guardando la colonna delle velocità, noi osserviamo una velocità che continua a aumentare e una densità che continua a ridursi. Questo è assolutamente questa cosa è assolutamente compatibile con la conservazione della massa, quindi con la portata massica costante, perché vedete che se voi andaste in questa tabella a calcolare il prodotto Rho per V per A, che è la portata massica, vi verrebbe sempre lo stesso valore, e questo è giusto, questo è quello che deve venire fuori. Ma osservate come l'aumento della velocità all'interno di questo divergente sia possibile, perché è vero che aumenta la velocità e aumenta la tensione, ma contestualmente io ho una caduta della densità, ho una rarefazione, pertanto il prodotto Rho per V per A resta costante. Questo che cosa mi permette? Questo mi permette di avere delle velocità che continuano a crescere. Infatti non a caso il mio numero di Mach continua a crescere. Perché? Perché la celerità, perché essendo la temperatura ancora monotonicamente decrescente, vedete, avete una rarefazione, un processo isoentropico, pertanto avete una riduzione della temperatura. Allora che cosa succede? Diminuisce C ancora, aumenta V, il mio numero di Mach continua a crescere. Per inciso noi chiameremo moti subsonici quelli che avvengono a numeri di Mach minori di 1, chiameremo moti supersonici quelli che avvengono a numeri di Mach maggiori di 1. Osserveremo che gli effetti della comprimibilità sono
molto significativi solamente quando il numero di Mach supera il valore 0,3. Per cui per numeri di Mach inferiore a 0,3, in generale il modello di fluido incomprimibile continuerà a darci risultati ragionevoli, mentre questa situazione è assolutamente lampante, ci dà ragione del fatto che a numeri di Mach superiori a 0,3, a numeri di Mach elevati, ovviamente il modello incomprimibile non ci spiegherebbe nulla, no? Perché il modello incomprimibile in questo divergente ci darebbe un rallentamento della corrente, quando invece abbiamo un'accelerazione. Quindi capite come l'effetto della comprimibilità sia fondamentale da portare in conto in queste situazioni. Se questo è il discorso al quale siamo partiti, possiamo a questo punto, abbiamo la necessità a questo punto di andarci a costruire una teoria specifica per lo studio dei fluidi comprimibili, questa appunto che abbiamo chiamato cardinamica. E una questione che è particolarmente importante da considerare, una questione che è abbastanza importante, molto importante da tenere in conto, è legata a quelle che si chiamano grandezze di stagno. Se torniamo un attimo alla slide precedente, capiamo meglio questo concetto. Osserviamo come in questa situazione, il mio moto parta da condizioni di quiete. Questa è una cosa che capita spesso, no? Oppure possiamo avere un moto che rallenta fino ad arrivare a condizioni di quiete. Le condizioni di quiete sono in generale molto utili per stabilire tutta una serie di relazioni tra le nostre grandezze. In particolare, partiamo in generale, noi nei nostri problemi utilizzeremo innanzitutto, come abbiamo fatto in generale, delle equazioni di conservazione. L'equazione di conservazione della massa, che ha la quale ho accennato prima, l'equazione di conservazione dell'energia. L'energia totale per unità di massa di fluido in moto può essere sempre espressa secondo la relazione che ho scritto, secondo la prima relazione che ho scritto lì. In particolare, l'energia totale per unità di massa di un fluido in moto può essere scritta come la somma della sua energia interna, della sua energia potenziale, Gz, dell'energia di pressione, T su ρ, e dell'energia cinetica, rappresentata al termine di 4 mezzi. Okay? In generale, questa rappresenta la mia energia totale per unità di massa di fluido in moto. Voi avete già definito nel corso di termodinamica la grandezza entalpia, giusto? Noi per potreste aver usato una definizione leggermente differente, ma poi contemporaneamente la stessa cosa. Definiremo entalpia la somma dell'energia interna e dell'energia di pressione. Quindi dell'energia interna E con I e dell'energia di pressione P su ρ. Allora l'energia totale la posso scrivere come l'entalpia più l'energia potenziale più l'energia cinetica per unità di massa di tutto. Quella che io chiamo entalpia, ovviamente più correttamente andrebbe definita come entalpia per unità di massa di fluido. Ok? Bene, a questo punto definiamo grandezze di stagno i valori che le nostre grandezze assumono quando il fluido subisce un completo arresto secondo una trasformazione adiabatica. Ci siamo? Cioè, fate attenzione, una grandezza di stagno non è in generale il valore di pressione, temperatura, quello che sia, che il mio fluido assume quando è fermo. È il particolare valore che queste grandezze assumono quando il fluido viene arrestato, quindi quando si ferma, ma attraverso una ben precisa trasformazione, cioè attraverso una trasformazione adiabatica, attraverso una trasformazione nella quale possiamo trascurare gli scambi di calore con l'esterno. Ok? Bene. Le grandezze originali invece normalmente le indichiamo con l'aggettivo statiche. Le grandezze di ristagno rappresentano il potenziale energetico esprimibile dal fluido nel caso nel quale ne venga convertita tutta l'energia cinetica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente se guardiamo l'energia totale, noi vediamo che l'energia totale si scrive come l'entalpia più l'energia potenziale, più l'energia cinetica. Ora, se attraverso
una trasformazione adiabatica, si attraversa una trasformazione adiabatica, e anzi in generale, anzi in molte situazioni questa trasformazione, oltre che adiabatica, immaginiamo che sia anche isoentropica, no? Quindi che sia anche reversibile, oltre che adiabatica. Bene, che cosa succede? Succede che a questo punto l'energia meccanica, che è l'energia cinetica, viene convertita in altre forme di energia. Ok? Quindi tutta quella che è l'energia cinetica si trasforma in altre forme di energia. Bene, le grandezze di stagno vanno a rappresentare il potenziale energetico che è il mio fluido quando tutta l'energia cinetica viene convertita in altre forme di energia. Ora, in alcune situazioni, abbiamo casi nei quali l'energia potenziale in punti diversi del fluido assume sostanzialmente lo stesso valore. Queste sono tutte le situazioni nelle quali io ho modeste variazioni di quota nei miei processi. E in generale questo è il caso, sempre e comunque, dei processi che avvengono per esempio dentro un motore, no? Dove le variazioni dentro un ugello, quello che sia, dove le variazioni di quota sono abbastanza modeste, quindi l'energia potenziale più o meno è la stessa in tutte le parti del fluido. Ragazzi, a che cosa mi sto riferendo? Tenete conto che l'energia potenziale ovviamente è definita a meno di un riferimento, no? Quindi in generale non ha senso parlare di energia potenziale trasputabile o quello che sia, ha senso parlare di quelle che sono le variazioni di energia potenziale. Allora, se le variazioni di energia potenziale fra i punti diversi del mio fluido di moto sono abbastanza modeste, bene, in queste situazioni il termine cinetico in generale può essere trascurabile e quindi le grandezze totali del nostro processo possono coincidere con quelle di stagno. Lo capiremo meglio con un esempio fra pochissimo. Se invece il termine cinetico non è trascurabile, possiamo definire la quantità entalpia totale. Si definisce entalpia totale la somma dell'entalpia e dell'energia cinetica. Quindi l'entalpia totale HT si scriverà come H più V quadro mezzi. Ok? Questa quantità la chiamiamo entalpia totale. Ora, se l'energia potenziale è trascurabile, cioè ho modeste variazioni di quota, allora l'entalpia totale coincide con l'energia totale del fluido per unità di massa. Esempio, il moto all'interno del motore di un aereo, no? Nel quale abbiamo velocità sì significative. Qui abbiamo ovviamente velocità significative, ma abbiamo modestissime variazioni di quota. No, le variazioni di quota tra i differenti punti del mio fluido in moto sono assolutamente trascurabili rispetto alle altre grandezze. Allora, che cosa succede in questo caso? L'energia totale abbiamo detto che si scrive come l'entalpia, cioè energia interna più P sotto più GZ, l'energia potenziale, più V quadro mezzi l'energia cinetica. Definita l'entalpia totale, io scrivo quella quantità come l'entalpia totale più GZ. Ma se le variazioni di quota sono modeste, ovviamente questa quantità, ovviamente posso sempre prendere un riferimento z uguale a 0, per esempio con l'asse, rispetto all'asse di questo motore, a questo punto le variazioni di energia potenziale saranno piccolissime e pertanto l'energia totale per unità di massa del fluido potrà essere fatta coincidere con quella che è l'entalpia totale. E questa è un'approssimazione che useremo in molte situazioni. Bene, fatte queste premesse, andiamo a considerare il moto permanente di un fluido in un condotto adiabatico, no? Quindi un condotto che non scambi calore con l'esterno. In generale immaginiamo che il nostro condotto possa essere convergente oppure divergente. Ad esempio nella figura abbiamo un condotto convergente. Andiamo a scrivere la conservazione dell'energia tra le sezioni di ingresso e di uscita. La sezione di ingresso si scrive come sezione 1, la sezione di uscita si scrive come sezione 2. Riteniamo trascurabili quelle che sono le variazioni di quota, quindi trascuriamo il termine dell'energia potenziale del nostro discorso perché le nostre variazioni di quota sono assolutamente modeste. Che come si scrive la conservazione dell'energia? Si scrive che l'energia per unità di massa in ingresso
deve essere uguale all'energia per unità di massa in uscita. L'energia per unità di massa in ingresso, allora come si scrive? Si scrive come l'entalpia più l'energia cinetica. Ci avrei dovuto aggiungere l'energia potenziale, ma abbiamo detto che è trascurabile questo discorso. Scrivo allora H1 più B1 quadro mezzi è uguale a H2 più B2 quadro mezzi, con i pedici 1 e 2 che si riferiscono rispettivamente alla sezione di ingresso 1 e alla sezione di uscita 2. Cioè, in altri termini, riconsiderando la definizione di entalpia totale che abbiamo scritto prima, questo vuol dire che l'entalpia totale della sezione 1 è uguale all'entalpia totale della sezione 2. Cioè, in un fluido in modo permanente che non scambi calore, attenzione perché ho parlato di un conduttore abbatico, altrimenti se avessi avuto scambio di calore, io in quell'equazione di conservazione di energia avrei dovuto aggiungerci lo scambio di calore, no? Chiaro. Per questo sto considerando una trasformazione adiabatica. Beh, in un fluido in modo permanente che non scambi calore con l'esterno, si mantiene costante l'entalpia totale. Che cosa vuol dire la costanza dell'entalpia totale? Guardate la prima scrittura. Quindi, se ho una variazione dell'energia cinetica, ho una variazione di segno opposto dell'entalpia, banalmente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia corrente accelera, allora la sua entalpia totale diminuisce. Se la mia corrente decelera, allora la sua entalpia totale aumenta. Ci siamo? Ora, un aumento di entalpia, in generale corrisponde a un aumento di temperatura e o di pressione, in generale entrambe insieme. Una diminuzione di entalpia corrisponde a una diminuzione di temperatura e o pressione, in generale insieme. Allora, che cosa succede in generale? Succede che se il mio fluido rallenta, diminuisce la sua energia cinetica. Diminuendo la sua energia cinetica, deve incrementarsi la sua entalpia. Quindi, in generale, se il mio fluido rallenta, aumenta la sua entalpia, questo fluido subisce un aumento di temperatura, di energia interna, quindi temperatura, e un aumento di pressione. Un fluido che accelera, in generale, vede una diminuzione di entalpia e pertanto in generale questo fluido si raffredda e diminuisce la sua pressione. Ci siamo? Questo è un comportamento tipico che osserviamo negli uccelli, nei dispositivi che abbiamo visto prima. Perché in generale, viste le modeste dimensioni, degli uccelli in gioco e le cose, in generale riteniamo di poter trascurare gli scambi di calore con l'esterno in questo processo, perché poi di fatto possiamo ritenere trascurabili gli scambi di calore con l'esterno, secondo me. Gli scambi non sono grandi, però c'è anche un'altra questione. In generale le velocità in gioco qua sono elevate, no? Quindi di fatto il mio fluido non riesce a scambiare grandi quantità di calore con l'esterno, perché ecco, anche se nel modello qua io ho una massa di fluido che scambia un po' di calore con l'esterno, beh, questa immediatamente va avanti, no? Poi l'uccello è breve. Quindi non riesco ad avere significativi scambi di calore con l'esterno. Quindi voi le dimensioni di queste, voi le velocità elevate, fanno sì che in generale il comportamento di uccelli possa essere di norma considerato adiabatico. Cioè il termine di scambio di calore è piccolo. Se il termine di scambio di calore è piccolo, abbiamo detto che di fatto accade che ho una conservazione dell'entalpia totale nel mio processo. Una conservazione dell'entalpia totale fa sì che se il mio fluido accelera, ho una riduzione dell'entalpia. Quindi il mio fluido accelera, si raffredda, diminuisce la sua pressione. Se il mio fluido decelera, allora la sua entalpia aumenta, quindi aumenta la sua temperatura, aumenta la sua pressione.
che riflessi al comportamento che abbiamo visto prima in quella tabella nella prima slide che vi ho mostrato, no? Noi vedevamo questo fluido che accelerava, accelerando questo fluido vedevate che diminuivano sia la temperatura sia la pressione, ok? Ora, il fatto che il mio fluido acceleri o deceleri ancora non ce lo siamo spiegato, no? Nel senso che io ho disegnato un convergente e poi potremmo avere un divergente, ma il fatto che la mia corrente acceleri o deceleri qua dentro non è legata strettamente al fatto che se c'è un convergente o un divergente, ma vedremo che ce la spiegheremo attraverso quella che chiameremo la legge delle aree, che ci dimostrerà come il fatto che il mio fluido acceleri o deceleri all'interno di un convergente o di un divergente non è legato solo al fatto che il mio condotto è convergente o divergente, ma è legato anche al numero di Mach, ovvero all'essere il numero di Mach maggiore o minore di 1. Ma questo lo vediamo un po' più avanti. Bene, riconsiderando questo sistema, immaginiamo in generale di avere un sistema nel quale io ho questo condotto adiabatico. Bene, questo condotto adiabatico è fatto in maniera tale che nella sezione 2 il mio fluido si arresti. Che cosa succede? Succede che il mio condotto termina all'interno di un recipiente, termina all'interno di un serbatoio di grandi dimensioni dove il fluido si arresta. Allora quando il mio fluido si arresta, io ho quella che si chiama una condizione di ristagno. Andiamo a scrivere ancora una volta l'espressione che abbiamo scritto prima. L'espressione che abbiamo scritto prima diventa H1 più B1 quarto mezzi uguale a questo punto alla sua H2, perché non c'è energia cinetica, ma questa è l'entalpia totale. Allora, l'entalpia di un fluido che si arresta in maniera adiabatica, l'entalpia di un fluido che si arresta attraverso un processo adiabatico, cioè quella che abbiamo definito prima entalpia di stagno, no? Bene, coincide con l'entalpia totale, perché abbiamo detto che nel nostro modo permanente un fluido condotto adiabatico si conserva l'entalpia totale. Bene, questa entalpia totale è uguale all'entalpia di ristagno, cioè se arresto il mio fluido in maniera adiabatica io ottengo proprio questo valore di entalpia, che è l'entalpia di ristagno. Per inciso, le grandezze di ristagno le indicheremo tutte quante col simbolo T grande, col pedice T grande, ok? Bene, e come questo risultato dipende da un'ipotesi che abbiamo fatto, che è quella di trascurabilità dell'energia potenziale, perché ovviamente questo discorso è venuto fuori dal fatto che all'inizio ho trascurato l'energia potenziale, perché se non avessi trascurato l'energia potenziale avrei avuto il termine di energia potenziale a tutti e due i membri, che non mi permetteva più di dire questa cosa, no? Ma nel momento nel quale il termine di energia potenziale è trascurabile, le differenze di energia potenziale sono trascurate, allora, come ho detto all'inizio, questo ce lo dimostra, le grandezze totali e le grandezze di ristagno coincidono. Bene, in molti dei discorsi che faremo, oltre che processi adiabatici, considereremo processi addirittura isoentropici. Che cos'è un processo isoentropico? È un processo che oltre ad essere adiabatico è pure reversibile, no? Quindi di fatto che cosa vuol dire assumere che questo processo sia isoentropico? Vuol dire assumere che le resistenze al moto siano trascurabili, vuol dire assumere che ci sono dissipazioni trascurabili nel mio processo. Ci siamo? Guardate, questa cosa è abbastanza licita per i problemi che ci stiamo ponendo. Perché? Perché noi abbiamo detto che di fatto i problemi che ci stiamo ponendo sono relativi fondamentalmente al moto dei gas,
e i gas di norma hanno valori della viscosità decisamente più bassi di quelli dei liquidi. Inoltre stiamo ragionando a problemi che avvengono in condotti che sono relativamente corti, almeno in prima battuta. Pertanto entrambe queste cose ci dicono che le resistenze al moto e quindi le dissipazioni sono di fatto abbastanza modeste. Il fatto che le dissipazioni siano abbastanza modeste ci porta a dire, vabbè, allora probabilmente l'ipotesi che il processo sia reversibile, cioè il trascurare le dissipazioni, può essere un modello ragionevole per il processo che sto considerando. Allora consideriamo processi che siano adiabatici e reversibili. Un processo adiabatico e reversibile, cioè un processo isotropico, è un processo nel quale ovviamente ho una costanza della quantità entropia. Allora mettiamoci sul piano entropia entalpia, no? In questo diagramma, che è un diagramma che utilizzeremo spesso nei discorsi che faremo, in ascissa c'è l'entropia e in ordinata c'è l'entalpia. Ok? In questo diagramma rappresentiamo in qualche modo l'evoluzione del nostro sistema, cioè ogni punto di questo piano entropia e entalpia rappresenta un possibile stato del nostro sistema. Immaginiamo di avere il nostro sistema che parte da un certo stato iniziale. Questo stato iniziale è rappresentato da un punto in questo diagramma, punto del diagramma che corrisponde a un certo valore di entropia e a un certo valore di entalpia. Mi seguite? Ovviamente il fatto che esista un certo valore di entalpia corrisponde anche all'esistenza di uno specifico valore di pressione e di temperatura, no? Perché abbiamo detto che l'entalpia, da cosa dipende? Dipende dalla temperatura e dalla pressione, perché l'entalpia è la somma dell'energia interna e dell'energia di pressione. Allora, l'energia interna è di fatto in qualche modo misurata alla temperatura e l'energia di pressione è di fatto misurata alla pressione. Nel piano entropia-entalpia, le curve a pressione costante sono rappresentate in questa maniera, e questo lo sapete già dal corso dei corsi di termodinamica. Bene, che cosa succede? In particolare, le curve che leggete via via più in alto in questo diagramma sono curve a pressione via via crescente, no? Questa curva rappresenta un certo valore di pressione, le curve che vedo più in alto rappresentano valori di pressione più alti. Allora, immaginiamo di considerare il nostro processo isentropico, quello del quale ho parlato prima. Un processo isentropico, l'evoluzione di un processo isentropico, in questo diagramma entropia e entalpia, è rappresentato da un segmento verticale. Chiaro, no? Perché se il processo isentropico, permettetemi se sono banale, è rappresentato da punti che stanno tutti quanti la stessa ascissa. Allora, il mio processo isentropico come avviene? Il mio processo isentropico avviene lungo un segmento verticale in questo piano entropia e entalpia. Immaginiamo che dallo stato iniziale il mio fluido rallenti attraverso un processo isentropico, quindi banalmente anche adiabatico, no? Fino a condizioni di ristagno. Allora, che cosa succede? Percorre un segmento in questo diagramma che ha una lunghezza pari a b quadro mezzi, cioè pari all'energia cinetica per unità di massa, fino a raggiungere le condizioni di ristagno. Ottengo quindi questo punto, che è il mio punto di ristagno isentropico, che ha le condizioni, che ha le caratteristiche che caratterizzano un certo valore di entropia e un certo valore di entalpia. Il valore di entropia è quello di prima, ovviamente il processo isentropico. L'entalpia è aumentata di b quadro mezzi e ha raggiunto il valore dell'entalpia totale. Ragazzi, perché qua di fatto ho visualizzato quello che avevamo scritto prima, no? Il mio stato iniziale è rappresentato dal valore di entalpia H1 più B1 quadro mezzi. Lo stato 2 è rappresentato dall'entalpia totale.
Allora che succede? Io qua avevo H più la mia B quattro mezzi con energia totale. Adesso la quantità B quattro mezzi si è convertita in entalpia, perché il mio fluido si è arrestato. E pertanto sono arrivato a questo punto di stagno isentropico. Che cosa succede nel caso reale? Ovviamente i processi isentropici esistono solo sui libri di meccanica dei fluidi da qualche altra parte, no? Sono dei processi ideali. Nella realtà, ecco, i nostri processi non sono mai isentropici, perché l'entropia aumenta sempre in qualsiasi nostro processo. L'ha legato alle tavole della legge, questa che sta in allegare, che è il secondo principio della termodinamica, no? Allora, che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che il nostro processo in realtà, piuttosto che seguire questo segmento, seguirà una curva in generale, che qui ho rappresentato con un segmento lo stesso, che però non sarà entropia costante, ma sarà a entropia crescente. Pertanto non può essere che avere la tipologia di quel segmento tratteggiato. Ovviamente alla fine dove arriva? Ebbene, deve arrivare comunque a questa ordinata, perché comunque la mia energia cinetica si deve convertire in entalpia, visto che il mio processo è adiabatico, no? Cioè, che succede? Succede che magari il mio fluido che fa? Rallenta e si riscalda. Perché rallenta e si riscalda? Rallenta e si riscalda perché? Perché gli attriti che fanno? Convertono energia meccanica, energia cinetica in calore. E questo calore, visto che il processo è adiabatico e non può essere disperso verso l'esterno, che fa? Riscalda il mio fluido. Ci siamo? Beh, c'è una questione interessante però. Per costruzione, visto che la costruzione del processo, la rappresentazione del processo su questo diagramma, abbiamo capito, non può che essere questa, accade che il punto di distagno reale si deve trovare per forza a destra del punto di distagno isentropico. Ma allora, la pressione di distagno reale deve essere per forza minore della pressione di distagno isentropica. Ve lo sapete spiegare questo fatto dal punto di vista fisico? Il risultato è semplice, il processo è esattamente quello che ho descritto pochi secondi fa. Che succede? Se il mio processo è isentropico, reversibile, ci sono le dissipazioni. Allora io non ho questa produzione di calore, no? Non ci sono gli attriti che producono calore. Adesso che succede? Poiché ci sono gli attriti che producono calore, ebbene, il mio incremento di pressione è più ridotto di prima, perché parte l'entalpia e temperatura. Ci siamo? Cioè, è il che cosa succede? Abbiamo detto che l'entalpia è la somma dell'energia interna e dell'energia di pressione. Accade che in un processo reale l'energia interna aumenta un po' di più di quanto dovrebbe aumentare, quindi l'energia di pressione diminuisce, aumenta un po' di meno. È un po' di meno. Perché è chiaro che poi la somma deve essere sempre la stessa, devo arrivare sempre alla stessa ordinata in termini di entalpia totale. Quindi questa cosa ci dice che sempre, il punto di stagno reale è caratterizzato da una pressione di stagno che è inferiore rispetto a quella che ottengo in un processo isentropico. Perché noi abbiamo detto che le condizioni di stagno sono quelle che abbiamo in corrispondenza di un rallentamento adiabatico. Però sul rallentamento adiabatico può essere isentropico oppure no, anzi nella realtà non è isentropico, non è reversibile. Allora, la pressione di stagno che misureremmo, no, in seguito al rallentamento adiabatico, sarebbe sempre minore della pressione di stagno isentropica. Allora la pressione di stagno isentropica costituisce una sorta di limite superiore, di estremo superiore alle nostre pressioni di stagno, alla pressione di stagno reale che possiamo ottenere in un processo. Ci siamo? Bene.
Allora, a questo punto andiamo a considerare il caso di un gas perfetto che abbia calori specifici costanti. Andiamo cioè a considerare un fluido molto idealizzato, no? Quindi considera il nostro gas perfetto che segue l'equazione di stato di gas perfetto e che quindi abbia dei calori specifici costanti. Indichiamo con Cp il calore specifico a pressione costante e con Cv il calore specifico a volume costante. E pertanto indicheremo con K, sarà una grandezza che ci tornerà utile in quello che scriveremo dopo, il rapporto fra il calore specifico a pressione costante e il calore specifico a volume costante. Quello che faremo adesso sarà andare a calcolare le grandezze di distagno, sarà andare ad esprimere le grandezze di distagno proprio nel caso di questo fluido idealizzato che è il gas perfetto a calore specifico costante. Vabbè, poi ci facciamo 2 minuti di pausa, ma proprio 2, e poi riprendiamo così. Cerchiamo di finire un attimo.